sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Buonasera, bentrovati al nostro tradizionale appuntamento con l'ECN After Match. Altra sconfitta in noi per il Lecco a Riga Monticeppi contro la Cremonese. Ciao Benedetta Panseri. Ciao Stefano e ciao a tutti. Di ritorno proprio da Riga Monticeppi, dove ha assistito alla partita. Quarta sconfitta consecutiva, Benny, un sabato sera amaro, proprio perché la Cremonese, seconda in classifica, ok, ma non ha dato prova di grandissima forza, ha vinto con il minimo sforzo. Anche qualcuno potrebbe dire sì, però una sconfitta con la Cremonese ci potrebbe stare. Visti 90 minuti, però un po' di amaro in bocca è come se c'è. Sì, rimane un po' di amaro in bocca perché comunque il Lecco, bene o male, è riuscito a fare la sua prestazione. Anche vi svelo già da adesso un aneddoto: abbiamo sentito anche da diversi colleghi giunti da Cremona che comunque hanno trovato una squadra forte. Comunque hanno definito il Lecco una squadra ben organizzata, a differenza magari anche di altri avversari che invece hanno incontrato lungo il cammino. Il Lecco appunto ha provato a fare la sua partita, comunque alla fine è stata penalizzata da un episodio, perché la Cremonese l'ha vinta grazie a un episodio, a un rigore, e appunto senza esagerare nei tentativi, nelle occasioni, nella costruzione. Quindi sì, resta decisamente un po' di amaro in bocca, perché oggi si pensava che magari almeno un pareggio sarebbe poi arrivato. Non è arrivato purtroppo, è arrivato un altro KO. Come ha reagito lo stadio e come hai trovato lo staff tecnico? Insomma, a volte sembra un pochino subire passivamente questa situazione negativa. Beh, lo stadio ha reagito male, anche perché comunque i tifosi stanno ancora giustamente lamentando quanto successo la scorsa settimana a Piacenza. Oltre che per la sconfitta, il bruttissimo KO contro la Feralpi Salò, i tifosi hanno preso molto male, appunto in maniera anche giusta secondo me, il fatto che la squadra non si sia presentata sotto la curva allo stadio Garilli per, diciamo, chiedere scusa, e oggi hanno a più riprese fatto notare questo aspetto, e ovviamente poi hanno preso male giustamente anche la sconfitta di oggi. A più riprese hanno chiesto alla squadra di cambiare atteggiamento, per usare un eufemismo, di tirare fuori quello che finora nelle ultime partite si è visto poco. E quindi oggi la squadra poi si è presentata sotto la curva anche con il direttore sportivo Fracchiolla, quindi diciamo sono arrivate le scuse, ma i tifosi adesso sono si può dire in contestazione. La pazienza sembra un po' finita. Sì. Come hai visto invece lo staff tecnico durante la partita e poi dopo, perché insomma oggi... Beh sì, c'è chiaramente delusione, c'è un po' di... sì, anche non dico di rassegnazione perché non credo sia così, ma secondo me adesso all'interno dello staff ci si comincia anche a chiedere che cosa non funziona, perché è chiaro che adesso sono tutti nuovamente in discussione, non si può pensare che non sia così dopo la quarta sconfitta consecutiva, la seconda in casa tra l'altro di questo nuovo anno. Tra l'altro è stato di nuovo espulso il preparatore dei portieri Locatelli durante la partita, che evidentemente ha rivolto qualche parola di troppo all'arbitro, quindi c'è sicuramente un pochino di nervosismo in generale, un po' c'è tanta delusione sicuramente, perché magari nemmeno loro si aspettavano poi oggi di incappare ancora in un'altra sconfitta. Assolutamente. Andiamo allora ad ascoltare proprio uno stralcio dell'intervista di mister Emiliano Bonazzoli in sala stampa. Trovate però il video integrale nelle nostre schede e in descrizione. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorn. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito.
Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Ho rivisto solo il rigore e purtroppo oggi abbiamo perso su un unico episodio dove abbiamo, diciamo, tra virgolette, commesso un'ingenuità. Penso che sia stato solo purtroppo il momento negativo. Sicuramente, secondo me, la prestazione è stata molto positiva contro una squadra forte. Non abbiamo concesso quasi niente, potevamo portare a casa qualcosa sicuramente, appunto, visto l'andamento della partita. Per quanto riguarda Galli, è stato ammonito. Abbiamo cercato di dare un po' più di dinamicità con l'ingresso di Sersanti, anche perché comunque è uno che si inserisce. Peccato perché secondo me i giocatori ha fatto una prestazione ottima. Poi adesso comunque stai veramente pagando il minimo episodio negativo e dispiace. In Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast, troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. Prima e durante la partita c'è stato un doveroso omaggio dello stadio e anche della società a Nicolas e Simone Combi, due ragazzi che sono purtroppo scomparsi nell'incidente di Le Caviate nella notte fra sabato e domenica, due grandissimi tifosi dell'Ecco. La Curva Nord ha esposto uno striscione, lo vediamo nelle immagini, per ricordare Nicolas e Simone, mentre il direttore generale Angelo Maiolo, prima dell'inizio del match, ha portato e ha deposto un mazzo di fiori su un seggiolino in tribuna proprio in ricordo dei due ragazzi. Benny, tornando alla partita, abbiamo accennato prima alle scelte di Malgrati e di Bonazzoli, mettiamo un pochino il focus su questo, perché insomma soprattutto la gestione dei cambi ancora una volta, ed è un film già visto nel corso della ripresa, non ha convinto. Mi viene da dire Galli, che è stato uno dei migliori sia contro la Feralpi sia oggi, uscito prematuramente senza avere problemi fisici, tra l'altro. Sì, è un tema che si ripropone ogni volta quasi, perché ne parliamo sempre in casa, in trasferta. Sì, anche oggi ci siamo chiesti come mai sia stato tolto Galli, che appunto anche oggi ha fatto un ottimo primo tempo, era stato così anche a Piacenza. La motivazione ancora, per la seconda volta consecutiva, è stata l'ammonizione presa. Bisogna capire un po' che cosa spinge davvero a prendere determinate scelte. Non è facile chiaramente entrare nella testa degli allenatori. Oggi, quantomeno, a differenza che magari in altre occasioni, sono stati sfruttati tutti i cambi, e anche nei tempi direi giusti. Non hanno aspettato troppo comunque a provare a dare una scossa alla squadra, ma qualcosa anche oggi non ha funzionato da questo punto di vista. In sala stampa poi ha parlato anche Zeliak, uno di poche parole, però ha trovato degli spunti di ottimismo, no? Sì, lui diciamo che si è soffermato proprio sul fatto che la squadra, secondo lui, deve rimanere sempre compatta, unita. È importante, secondo lui, adesso diciamo integrare al meglio anche i nuovi arrivati, che secondo lui comunque stanno dando già, per quanto possibile, il loro contributo alla causa. Chiaramente ha parlato anche del fatto che ormai è lui il capitano della squadra e che comunque continuerà a cercare supporto dagli altri leader rimasti, quindi immagino che il riferimento sia soprattutto a Lepore, comunque i pochi giocatori, magari anche lo stesso Galli, comunque i pochi giocatori rimasti dalla scorsa stagione, perché, parole sue, è importante comunque anche gestire adesso il gruppo, integrare al meglio i nuovi e cercare di creare il collante giusto. I nuovi sono andati più o meno tutti bene, insomma Gherardi ha giocato una buona partita tranne un paio di sbavature in fase di impostazione, bene Liskoski, che però si era già disimpegnato bene nei minuti avuti a disposizione contro la Feralpi Salò. La Manna con una parata ha salvato in quel momento comunque il risultato, parata difficilissima davvero con la mano di richiamo in tuffo sotto la traversa.
bene anche inglese, quando è entrato ancora lontano dalla migliore condizione, però già ha fatto vedere la qualità che ha nei piedi, soprattutto sulla tre quarti, nel giocare la palla per l'inserimento dei compagni, in questo caso Novakovic. Salcedo, forse ti chiedo questo, quello un po' meno bene, come ti vi siete spiegati voi anche in tribuna la scelta di Salcedo prima punta e Novakovic in panchina? Stanchezza? Sì, Novakovic era comunque alle prese con qualche problemino al ginocchio che non gli ha consentito di allenarsi al meglio nei giorni scorsi, ha saltato qualche seduta di allenamento, lo abbiamo saputo solo oggi comunque, e quindi diciamo lo staff ha optato per questa scelta di Salcedo in un ruolo di falso 9 sostanzialmente, una scelta che non ha pagato ma che effettivamente non convinceva fino in fondo nemmeno prima della partita, perché la sensazione era che se avesse un attacco un pochino leggero, mancava, si è sentita comunque la mancanza secondo me di Tibuso chiaramente, ma anche dello stesso Novakovic, che sappiamo quanto lavoro faccia per la squadra aiutandola a comunque ad alzare il baricentro, lottando su contro comunque gli avversari, infatti è il lavoro che ha cominciato a fare appena entrato, quando però purtroppo ormai era forse un po' tardi, ecco. Tornando ai nuovi, non ho citato Lunetta, anche lui è entrato bene, e soprattutto Frigerio, che ha giocato, è stato uno dei migliori in campo fino allo sfortunato anche fallo di mano che ha causato il rigore poi trasformato da coda per la vittoria della Cremonese. Proprio sui nuovi mi sono concentrato nella mia rubrica step by step per analizzare un pochino tatticamente l'evoluzione della squadra. Andiamo a vedere questa rubrica insieme all'altra nostra tradizionale rubrica, quella di Benedetta. Vediamo chi avrà scelto quest'oggi, pur nella sconfitta, per la sua benedizione. Tra le cose maggiormente positive in questa giornata, culminata purtroppo ai noi con una sconfitta, l'impatto che hanno avuto i nuovi giocatori arrivati nella finestra di mercato di gennaio in casa blu celeste. Alcuni avevano già giocato, altri invece sono scesi per la prima volta proprio con la maglia del Lecco sul Prato Verde. Buona la partita di Frigerio fino all'occasione sfortunata che ha sancito il calcio di rigore trasformato da coda. Ottima la partita di Gherardi, tranne qualche sbavatura in fase di impostazione, ma molto bene in fase difensiva. Allora, ci sono dei giocatori che si può vedere già quello che daranno all'Ecco, è il caso dello stesso Gherardi, è il caso di Lunetta che è entrato molto bene in partita, è il caso di Inglese, forse una delle migliori diciamo e più positive note di giornata, perché può davvero dare tanto sulla tre quarti, dalla tre quarti in avanti, non solo a livello di attaccante puro, con la sua qualità, con la saper fraseggiare con la palla nei piedi. Questo è sicuramente lo spunto positivo. Tante soluzioni nuove con giocatori di categoria e con giocatori che sono veramente sembrano avere un passo anche diverso rispetto ad altri, rispetto a quanto si è visto nei mesi scorsi. L'Ecco può guardare sicuramente con fiducia da questo punto di vista alle prossime settimane, perché Malgrati e Bonazzoli avranno tante frecce nel proprio arco per continuare nel solco del 4-3-3, già intrapreso da tempo, ma forse con giocatori che hanno un qualcosina in più per interpretare al meglio i rispettivi ruoli. Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va sempre sorpreso? Chi va preso per la gola? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. Prima del fischio d'inizio si discuteva sul ruolo in cui era stato schierato, perché era effettivamente un po' anomalo rispetto al solito. Davide Guglielmotti oggi ha giocato di fatto da terzino a destra, quindi in un ruolo appunto che non era, che all'Ecco diciamo non si era mai visto finora. E alla fine la scelta ha pagato, nonostante chiaramente la sconfitta dell'Ecco, perché il giocatore ex Reggiana ha garantito alla squadra bluceleste entrambe le fasi, ha garantito una buona spinta in fase offensiva e si è impegnato molto anche in fase difensiva, contribuendo comunque a contenere gli attaccanti della Cremonese. Quindi, nonostante la sconfitta dell'Ecco, come dico sempre, anche oggi c'è una piccola buona notizia all'interno della formazione di Bonazzoli e Malgrati. Quindi oggi, per appunto il lavoro svolto in un ruolo comunque non propriamente suo, la mia benedizione va a Guglielmotti. Questa 23esima giornata che si concluderà domenica era stata aperta dall'anticipo Palermo-Bari 3-0, pesantissima sconfitta del Bari che sarà il prossimo avversario dell'Ecco. Vediamo in grafica però anche gli altri risultati: pareggia il Pisa 1-1 Cosenza, vittoria del Parma sul Venezia 2-1 al 98esimo se non sbaglio, una cosa di questo genere, Benny, veramente recupero extra large per consentire la vittoria del Parma.
Pareggia la Feral Pisalò 1-1 con la Reggiana, questi naturalmente sono risultati che ci interessano da vicino, sconfitta della Ternana con il Como in casa 1-0, la Samp vinceva 2-0, si fa rimontare dal Modena, chiuderà domenica Ascoli Sud Tirol. La classifica, Benny, come cambia? Allora, Parma rimane là davanti, no? Cremonese rimane al secondo posto, il Como risale al terzo. Poi però c'è il gruppone centrale che vale ancora per i playoff, c'è una bella lotta, no, fino al Modena, poi forse chissà Reggiana e Cosenza e le altre, però la classifica sotto è davvero cortissima, Ben. Sì, la classifica è cortissima, ormai lo diciamo anche questo praticamente dopo ogni partita, se guardiamo appunto i numeri, il Lecco con una vittoria sarebbe praticamente salvo, quindi sembra quasi un paradosso perché siamo in questo momento la squadra blu-celeste è ultima da sola a 20 punti per la prima volta, una delle prime volte credo di stagione, e quindi però ripeto, guardando i numeri sembra che davvero manchi poco per comunque risollevarsi, uscire da quella linea di galleggiamento. Uno sguardo alla 24esima giornata, c'è Bari-Lecco come abbiamo detto, trasferta contro una squadra in crisi, sì, che però insomma era stata costruita per ben altra classifica, dunque vedremo se Lecco sarà in grado, speriamo, di risorgere, di risollevarsi proprio al San Nicola di Bari. Tra le altre partite, Città della Parma, Cremonese Reggiana, Feral Pisalò Palermo, Catanzaro Ascoli, Pisa Sampdoria, Ternana Spezia, sicuramente scontro diretto molto interessante per la classifica. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Aftermatch. Benny, noi salutiamo i nostri amici a casa e diamo l'appuntamento per venerdì e sabato prossimo. Sì, vi diamo l'appuntamento al prossimo fine settimana. Vi accompagneremo come sempre al prossimo impegno della squadra blu-celeste, quindi a Bari-Lecco con LCN Warm Up nella giornata di venerdì. Poi torneremo qui per raccontarvi la partita in diretta come al solito con LCN Stadio e poi torneremo con LCN Aftermatch con i nostri contenuti direttamente dallo stadio San Nicola di Bari, quindi un altro bello stadio che ci accoglie dopo tanti altri palcoscenici importanti che quest'anno abbiamo comunque con la Serie B la fortuna di vivere da vicino. Ve la racconteremo da lì e ve la racconteremo appunto con tutti i contributi necessari. Lunedì non perdete naturalmente il nostro approfondimento con il blu e il celeste. Grazie per averci seguito, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per restare sempre aggiornati. Buona domenica a tutti e forza Lecco! Grazie a tutti, alla prossima, forza Lecco!